Salve a tutti, benvenuti a un nuovo video di Discerne TV. Oggi voglio parlarvi di un fatto molto preoccupante, ma che molti di voi, diciamo, sanno già, e che però tocca me particolarmente, come anche altri creator di YouTube, altri creator che cercano di fare una controinformazione rispetto alla informazione massificata, omologata di regime che assistiamo da parte dei media come insomma, Mediaset, Rai, La Sette, eccetera, no? La stampa, diciamo, e la stampa, anche i giornali, media di regime. E io ho subito la rimozione di molti video. Diciamo che per alcuni erano violazioni di norme di community che poi non sono riuscito a capire quali norme avrei violato. Si fa il ricorso, ma è stato completamente ignorato, se non solo per un video che mi hanno poi, diciamo, lasciato, cioè l'hanno reinserito. L'ho denunciato anche Messora, di BioBlu, mi sono stati cancellati tre video, a me anche di più, il più per motivi di copyright, per cui vabbè, sto facendo adesso come questo dei tentativi di provare a fare dei video dove maggiormente cerco di non utilizzare immagini magari che sono protette da copyright, anche se diciamo molti video che ho ricondiviso sul mio canale solo perché erano dei video fatti bene e importanti per far capire a molte persone quello che sta accadendo a livello globale e a livello nazionale, che è quello che ci tocca, ma essendo una strategia mondiale è importante anche capire chi è Anthony Fauci, chi è Bill Gates, eccetera. Per cui sto provando a fare anche dei video in cui parlo davanti alla camera, vi parlo mettendoci anche la faccia perché non ho assolutamente problemi a mostrarmi. La situazione è questa: ci stanno comunque cancellando dei video, a mio avviso, perché sono dei video scomodi. È stato cancellato un video che, diciamo, all'inizio di quando ho iniziato a lavorare seriamente sul canale, parlava di una possibile correlazione scientifica tra Covid e 5G, che poi io comunque ho capito non essere una correlazione da quel punto di vista, ma una correlazione nel senso che il potere aveva la possibilità di installare e sperimentare il 5G senza essere disturbato da possibili manifestazioni, essendo che noi eravamo in lockdown, chiusi in casa, quindi anche perché è un giro da fare. E comunque ci sono studi comunque scientifici che ci illustrano la potenziale dannosità delle onde millimetriche del 5G, per cui non è che fosse proprio una bufala mettere in correlazione Covid e 5G, però diciamo il fatto di dire che magari si muore per il 5G, non per il virus, diciamo non era del tutto vero, ma è pur sempre, diciamo, una forma di libertà di espressione che non vedo perché il governo debba censurare il pensiero, l'opinione di certe persone. Allora, via di questo, in cui è stato cancellato quel video, è stato cancellato un altro video in cui parlavo del rituale del rituale di programmazione predittiva da parte dell'elite nelle Olimpiadi del 2012 di Londra. È stato cancellato un video in cui prendevo semplicemente dei pezzi di alcuni video più lunghi, documentari, che li ho sommati per dare un quadro più chiaro su questa falsa pandemia che è stata progettata a tavolino, e mi è stato cancellato anche quello, nonostante comunque ci sono quei contenuti lo stesso sul canale messi in video diversi. Quindi non capisco anche certe situazioni strane di YouTube.
Sono stati cancellati alcuni video, altri mi è stato invitato a cancellare, tanto sarebbero comunque stati rimossi. Sono arrivato a 1550 iscritti e già mi stanno praticamente avvisando, mi stanno dicendo che mi impediranno di, alla prossima avviso potrebbero impedirmi di caricare contenuti. La monetizzazione ovviamente me la posso scordare perché... Se continuo a fare questi, a parlare di Covid perché mi dicono che sono ripetitivo nei video sugli argomenti, beh, se il tema attuale è questa pandemia che sta praticamente, questa fake pandemia ci sta praticamente costringendo ad abituarci a uno stile di vita differente, totalmente distorto e malato. Non vedo perché non debba essere ripetitivo nel senso di usare sempre questo tema, di darvi sempre novità su questa, che vanno a sbugiardare appunto questo allarmismo e questo continuo terrorismo psicologico operato dai media e dal governo. Per cui, non lo so, penso che prima o poi forse dovremmo spostarci su un'altra piattaforma, che è più libera, che ci dà la possibilità di esprimere liberamente la nostra opinione, Agcom permettendo, governo permettendo, iniziamo a mettere una psicopolizia che solo se pensiamo che la pandemia sia stata un fake, magari ci vengono pure ad arrestare in stile orwelliano, per cui sono rammaricato, ma non angosciato, quindi vado avanti comunque finché è possibile, io continuerò a dire la verità, continuerò a informare le persone, continuerò a scavare sempre a fondo perché si faccia chiarezza sulle cose, visto che, come al solito, i media ufficiali e i giornali sparano boiate dalla mattina alla sera, per cui continuerò a fare quello che sto facendo. Niente, che aggiungere di più? Cerchiamo di ampliare questa rete di informazione, di informare sempre più persone, perché qui c'è ancora una buona percentuale di persone che non ha capito che c'è stato tutto un gioco, mentre ormai la verità irrompe, arrivano sempre più giorno dopo giorno notizie con dati concreti, no? Studi, autopsie che ci rivelano che questo virus non è Terminator, ma ha una letalità veramente banale, per cui insomma cerchiamo di al meglio di proteggerci da questo continuo mantra ripetuto di menzogne, di terrorismo psicologico, da tutto questo progetto folle che ci porterà poi a cose ancora più folli. Va bene? Vi auguro buon proseguimento e ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!